Ciao a tutti ragazzi, sono Dufocaccia99 e benvenuti in questo nuovo video. In questo video risponderò alle domande che mi sono state fatte sotto il video Q&A e anche per messaggio privato, magari non avendo intenzione di essere effettivamente domande inerenti a quello che era il video Q&A. Mi sono scritte tutte le domande che mi sono state fatte sia per messaggio privato sia sotto il video Q&A, che erano solamente due invece per messaggio privato, mi sono state fatte gran parte delle domande su questo foglio, per cui se guardo in giù non è assolutamente per qualcosa, ma solo per il semplice fatto che comunque devo leggere le domande e quindi rispondere. A proposito, un attimo, ok. Allora, iniziamo subito. In totale sono 15 domande, me ne sono state fatte veramente tante, quindi ringrazio tantissimo tutti quanti, sia quelle due persone che mi hanno fatto il video sotto, le domande sotto il video Q&A, sia le altre che me le hanno fatte sotto il video, cioè per messaggio privato. Allora, domanda numero 1: si è mai svenuta? Non sono mai svenuta, però tenete presente che io non mi trovo molto bene negli ambienti eccessivamente caldi, perciò sono arrivata qualche volta vicino allo svenimento, però effettivamente non sono mai svenuta. Domanda numero 2: quando fare il video collezione la seconda parte? Questa domanda effettivamente mi è stata fatta molto prima di fare la seconda parte della mia video collezione manga e chiedo scusa all'utente di YouTube che me l'ha fatta, però purtroppo non ho avuto tempo di rispondere anche perché non mi erano state ancora fatte domande per messaggio privato, quindi mi sembrava inutile comunque fare un video Q&A di risposte, chiaramente, solamente rispondendo a due domande. Comunque sia, l'ho fatta, ti chiedo scusa per non aver risposto prima e se vuoi vado a vedere perché ho visto fra l'altro che è stata molto apprezzata la mia video collezione, perciò ringrazio tutti quelli che hanno scritto dei commenti, sia positivi che negativi, perché anche quelli negativi servono. Domanda numero 3, hai qualche passione? Ho qualche passione, però io sono assolutamente contraria a condividere le proprie passioni su YouTube, non so perché, però con gli hobby per me va bene. La mia passione comunque non ve la dico, non lo prendete come un fatto personale, però appunto non mi piace insomma condividere le mie passioni, però gli hobby sì. Allora, come hobby ne ho due, di passione chiaramente una, però preferisco non dirla, preferirei non dirla. Come hobby ne ho due, il primo è quello degli scacchi, lo adoro, ormai è diventato un'abitudine giocare a scacchi, ma davvero quasi non ne posso fare a meno di questo hobby. Davvero, è proprio nel mio carattere ormai giocare a scacchi perché è veramente un hobby che purtroppo non coltivo molto, nel senso che non ho tempo, eccetera. Però se l'avessi coltivato molto probabilmente sarebbe diventato la mia passione. Poi la seconda passione, il secondo hobby, scusate, è quello dei manga, che conoscete penso benissimo, abbondantemente. Domanda numero 4: guardi più al presente, al passato oppure al futuro? Personalmente guardo più al passato per il semplice motivo che sono comunque un tipo molto nostalgico. So che sembra una motivazione alquanto futile, però vi assicuro che non lo è. Però cercherò comunque di guardare anche al presente e al futuro, che sono poi nel complesso quelli più importanti, perché il passato è passato, per cui devo rivalutare un po' alcune idee che ho. Che comunque effettivamente sono sbagliate, lo so anch'io, mi è stato fatto notare, lo so anch'io. Domanda numero 5: quale anime preferisci? Personalmente non ho un anime preferito, però mi piacciono molto quello di GTO, di Kamisama Kiss, di Giant Killing, di Doraemon, di Keroro, di Special A, eccetera. Ne ho tantissimi, ma non è uno preferito. Domanda numero 6: qual è il tuo manga preferito? Ce ne ho ben 3. Al primo posto, in assoluto in generale, al primo posto abbiamo. Non mi ricordo il nome. Ok, allora, scusate. Al primo posto abbiamo Tutto Ritmo Riborn. Al secondo posto, Uragiri, Uragiri, anche se penso che si dica Uragiri. E al terzo posto abbiamo Ozu, manga molto sottovalutato solo per il semplice fatto che ha un pochino di fanservice, ma veramente quasi non si nota. Domanda numero 7: qual è la tua, almeno credo che sia per quello. Domanda numero 7: qual è la tua materia preferita a scuola? In realtà la mia materia preferita in assoluto è sempre stata, e penso che sarà sempre storia. Difatti, io guardo anche Re Storia, sono una maniaca di storia. L'unico problema è che quest'anno, che è appunto stato il mio primo anno delle superiori, quasi finito, abbiamo adottato un libro di testo del quale non mi piace molto lo stile propriamente lo stile di scrittura. Mi dispiace molto, e poi io non faccio più la materia solo storia o solo geografia. Faccio geostoria, io la geografia la detesto e la storia la adoro, perciò insomma vabbè, tutto un casino. Comunque io storia la adoro, le mie due materie preferite a scuola sono storia, a parte per quest'anno che abbiamo adottato questo libro di testo che non mi piace assolutamente, storia e anche geografia astronomica mi piace tantissimo. Poi domanda numero 8,
Come mai non fai più video con il tuo migliore amico? Lo sapevo che mi dovete fare questa domanda, lo sapevo. Vabbè, non faccio più video con il mio migliore amico perché semplicemente lui non vuole, anche se si è già fatto vedere in precedenza in alcuni video, comunque per adesso non lo vuole fare. Io sto provando incessantemente a convincerlo a fare questi video, però non li vuole fare. Comunque sia, vi saluta e vi saluto anch'io da parte sua. Domanda numero 9, cosa ne pensi di YouTube? YouTube penso che sia il più bel social network che ci possa essere, anche se chiaramente ci espone molto a critiche che molte volte sono costruttive, altre volte più che altro sono degli insulti. Io personalmente sono contro gli insulti, però sono a favore delle critiche. Anche quando per esempio mi arrivano delle critiche per messaggio privato, sinceramente è qualcosa di costruttivo, nel senso che ti aiuta a cambiare certi aspetti del tuo canale che non possono piacere agli altri. Per cui penso che sia un ottimo social network, anche se chiaramente alcune volte ci espone sia critiche che insulti, che anche ha relativamente rischi. Domanda numero 10. YouTube ti è cambiato la vita? No, assolutamente no. Cioè, virtualmente parlando, sì, perché comunque non avrei mai pensato in precedenza di fare dei video su un social network, anche perché sono una persona estroversa quando vuole, però sono anche molto riservata, nel senso magari quando conosco delle persone nuove non mi ambiento bene, oppure conosco delle persone con le quali non vado molto d'accordo, non siamo compatibili a livello caratteriale, insomma sono una tipa molto riservata, però su YouTube ho imparato ad essere un pochino più aperta anche ad un pubblico più vasto di persone, anche se non è che adesso mi seguono 200.000 persone, ma appunto 83 persone, tra l'altro ringrazio tutti gli iscritti, comunque sì, ho imparato ad essere un pochino più aperta da questo punto di vista, virtualmente parlando. Nella realtà non mi è cambiato niente, il mio carattere è rimasto sempre lo stesso, estroverso e contemporaneamente riservato, dipende dalle persone che trovo, che conosco. E nient'altro, un'altra cosa che è cambiata è che mentre all'inizio sembravo una pazza, mi ritenevo pazza a parlare con una telecamera che poi nemmeno è una telecamera, ma al contrario è il mio cellulare, adesso penso che sia piuttosto normale visto che faccio video comunque, non so, settimanalmente, eccetera. Domanda numero 11, che voti prendi a scuola? E qui arriva il bello. Allora, non mi va proprio di dire tutti i voti che prendo a scuola perché è una cosa abbastanza personale, privata, però insomma sono sull'8, insomma, però dovrei migliorare la mia media, cioè 8 è un bel voto, però nel complesso è un voto un po', non so, che mi lascia un po' indifferente, dovrei migliorare la mia media. Domanda numero 12, qual è la tua autrice di libro preferita? La mia autrice di libri preferiti è Emily Rodda, o meglio Jennifer Rowe, o Rowe, non so bene come si dica, comunque Emily Rodda, che è un pseudonimo dell'autrice stessa, secondo me è la migliore che ci possa essere. Ragazzi, ce ne saranno anche sicuramente migliori, però secondo me è la migliore, perché davvero ogni libro che scrive mi prende emotivamente, scrive benissimo, secondo me è la miglior scrittrice fantasy al mondo. Molti ad esempio hanno sostenuto che gli piacesse tantissimo Il Signore degli Anelli, per carità è giustissimo, a me personalmente non piace, però appunto per quanto riguarda ciò che concerne il mio pensiero, io penso che la migliore autrice fantasy al mondo sia proprio Emily Rodda. Domanda numero 13, scusate la voce nasale, ma chiaramente un po' di raffreddore, ma come è successo in tutto l'anno. Domanda numero 13, cosa ne pensi dello stile fantasy e della sua autrice per eccellenza, ossia Licia Truisi? Cosa ne pensi dello stile fantasy? Andiamo per ordine. Allora, dello stile fantasy penso che sia uno stile molto, molto bello perché può aprire nuovi orizzonti a un po' tutti. E invece della sua autrice per eccellenza, ossia Licia Truisi, a me Licia Truisi non piace, non è mai piaciuta, non piace, non piacerà sicuramente mai. È bravissima a scrivere. Però a me non piace, non mi piacciono le storie, trovo che non siano per niente originali e non piace neanche proprio il, non dico il modo di rapportarsi al pubblico perché comunque sicuramente non è una persona molto simpatica, però non trovo che le sue storie siano originali, non trovo che ci siano granché, insomma, colpi di scena, né tantomeno che insomma, sia brava a scrivere, sì, però penso sia un'autrice molto superiore, Emily Rodda, ma di gran lunga. Peccato che sia più venduta, se non sbaglio, Licia Truisi, ma vabbè. Quattordicesima domanda: cosa ne pensi dei Pollici in Giù? Dei Pollici in Giù penso che siano molto costruttivi,
perché comunque, anche se magari non ti dicono effettivamente cosa devi migliorare in un video, comunque devi capisci già da te che qualcosa devi cambiare, quindi cerchi di modificare le parti che anche a te stesso sembrano magari meno opportune, qualcosa di meno opportuno da dire in un video, e cerchi comunque di migliorarti, quindi sono costruttivi anche quelli, per carità. L'ultima domanda, la numero 15, cosa ne pensi delle critiche? Delle critiche penso che siano giuste, perché chiaramente ognuno ha il proprio pensiero, nessuno dice niente, semplicemente non mi vanno a genio gli insulti, però le critiche assolutamente le accetto, anzi penso che siano ancora meglio, insomma, 2000 critiche che un complimento, nel senso che il complimento ti fa comunque molto piacere, però la critica effettivamente ti aiuta a migliorare delle cose che c'è bisogno che vengano migliorate. Questo era il video, mi auguro vi sia piaciuto. Come al solito, tutte le cose che dico a fine video spero di non avervi annoiati. Ringrazio tutti i miei iscritti e niente, grazie anche per le domande, assolutamente, questa è una novità. Grazie anche per le domande, cercherò di fare un altro video Q&A. L'unica cosa, la prossima volta magari cercate di scrivermele tutte sotto il video Q&A e non per messaggio privato, perché magari poi qualcuno che mi fa una domanda e non vuole che sia letta in un video, poi io per sbaglio la inserisco in uno dei video come Q&A, come questo qui, e poi chiaramente sono io quella che è in errore, giustamente. Perciò se volete farmi proprio domande che possono essere lette sotto un video, sotto il video Q&A, vi prego di farmele sotto il video Q&A, ma comunque va bene lo stesso. Grazie a tutti, sia quelle che me l'hanno fatte sotto quel determinato video, sia quelle che me l'hanno mandato per messaggio privato, sono veramente tantissime. Ringrazio a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi!